Di solito la cibi a svegliarmi e non la sveglia. È molto efficiente. Buondì! Allora, siccome sul gruppo Facebook Cibis the Wayne mi avevate chiesto di fare un video routine, io in realtà non so come farli, non so che cosa farvi vedere o che cosa potrebbe interessarvi. Quindi ho detto, perché non filmare più o meno una mia mattinata, non dico tipo, però rilassata. Insomma, oggi è martedì 14, un giorno molto speciale per me. E io martedì mattina non lavoro, quindi posso mostrarvi con calma, senza dover fare le corse, quello che farei durante qualsiasi altra mattinata, però appunto con tranquillità. Spero che questa idea possa piacervi. Lo so che è una cosa un po' diversa dal solito, però ecco, mi avevate proposto questa tipologia di video e io ci voglio provare. Intanto la cibi non aiuta per niente. La mattina viene a svegliarmi, poi si spiaggia, vuole le coccole e dorme e mi fa venire ancora più voglia di dormire, di rimanere nel letto con lei. Cioè, guardate che topina! Topina! È ora di alzarsi! Ci alziamo? Spero che questo esperimento funzioni perché è la prima volta che faccio una roba del genere. Comunque, la prima cosa che faccio è lavarmi la faccia. Sto utilizzando questo prodotto della Lush che mi piace da impazzire. A parte che sa proprio di Natale, secondo me, di amaretto. È veramente molto molto buono. È praticamente un detergente tipo solido. È in realtà tipo una pasta umidiccia. Ne va presa un po' e fatta sciogliere, fare un po' di schiuma con l'acqua. Ci sono all'interno anche delle mandorle, quindi fa un leggerissimo, ma proprio leggerissimo scrub. Nonostante sia molto leggero, comunque mi fa sentire la pelle pulita e morbida. A questo punto metto il tonico e sto finendo acqua di vita sempre di Lush. Di Lush ho provato anche acqua di sole che mi è piaciuta tanto e acqua di luna che invece non mi ha fatto impazzire, soprattutto, non lo so, l'ho trovato troppo aggressivo per il mio tipo di pelle. Quindi ho provato acqua di vita soprattutto quest'estate perché ha un po' l'odore di mare, secondo me, di salino, quindi mi piaceva veramente tanto, infatti l'ho quasi terminato. Una volta finito del tutto però non lo ricomprerò. Perché mi hanno regalato quest'altro tonico di Omorovicza, è una marca ungherese, e questo in particolare è l'acqua tonico della regina d'Ungheria ed è addirittura il primissimo profumo della storia. Ha un odore di rosa meraviglioso, non è invadente, è veramente molto delicato. Comunque quello che faccio col tonico è spruzzarmelo, spero di non aver colpito la macchinetta. Mentre aspettavo che si asciugasse un po' il tonico, ho lavato i denti e adesso metto la crema viso. Al momento sto utilizzando questa che è molto leggera. Ecco qua, è della Roche-Posay, si chiama Idrafase Intense Légère. È praticamente appunto una crema viso molto leggera, avendo comunque la pelle mista. Molte creme per me sono troppo ricche, molto grasse. Questa invece, soprattutto quest'estate, adesso è andata fuori fuoco, vabbè. Soprattutto quest'estate mi è piaciuta veramente tanto. Adesso per l'inverno non so se cambiare crema perché comunque ne ho ancora un po', però sento che a volte è troppo leggera. Cioè la mattina è perfetta perché poi una cosa che mi piace molto è che si assorbe subito, quindi non mi sento la pelle oleosa, però durante l'arco della giornata vedo che comunque la pelle ha bisogno un po' più di idratazione, quindi quello che faccio di solito, se mi capita, è di pulirmi con il tonico per non dovermi rilavare il viso e stressare la pelle e metterci un altro po' di crema. Ed è già assorbita tutta, io la adoro. Per il contorno occhi giorno di solito utilizzo questa che è sempre della Roche-Posay. Anche questa è leggerissima, è tipo un gel trasparente, si assorbe quasi subito sul contorno occhi, quindi anche quest'estate la utilizzavo tanto perché poi non mi rimaneva il grasso attorno agli occhi e potevo truccarmi subito. Però in questi giorni fa un po' freddo, la pelle è particolarmente secca, quindi utilizzo questa di Kiehl's all'avocado, che in genere è la mia crema contorno occhi per la notte perché è veramente molto ricca. Infatti ne metto veramente pochissimo. Prendo veramente poco 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 perché è molto ricca. Mi piace tanto perché
soprattutto per la notte quando magari ne metto un po' di più, poi la mattina si vede comunque che è bella idratata la zona e io ho il contorno occhi particolarmente secco, una zona veramente molto delicata del viso. A questo punto vado a vestirmi e ci vediamo a colazione. Nel frattempo la Cibi non si è mossa di un millimetro, è sempre qua nel letto, tesorina. Non vedevo l'ora che arrivasse il freddo solo per mettere questo maglioncino che è enorme, me ne rendo conto, mi fa fa un effetto strano, però mi piace tanto, è morbidissimo. L'avevo preso un paio di anni fa da Pull&Bear. Allora, io a colazione, come molti di voi ormai sapranno, mi faccio una bella tazza calda di tè. In realtà nell'ultimo periodo ho smesso di bere il tè tutti i giorni, lo bevo soltanto quando ho tempo veramente di rilassarmi, quindi il martedì mattina e nel weekend. Il resto dei giorni utilizzo il Berry Boost. So che sicuramente l'avrete visto da un sacco di parti della Natural Mojo. Ci tengo a specificare che non mi è stato mandato, non è una collaborazione, me lo sono comprata con i miei soldi perché ero curiosa di vedere se effettivamente faceva la differenza un integratore alimentare all'interno della mia dieta. Ed ero incuriosita dal Berry Boost proprio perché a me piacciono molto i frutti di bosco. In realtà ha un sapore orribile, orribile. Io lo metto con il succo di pesca o ace e nonostante tutto lo tollero a malapena. Detto questo, non sto notando chissà quali benefici o differenze, nonostante io comunque stia facendo una dieta abbastanza salutare, però ho notato una piccolissima differenza durante l'arco della mattinata, in cui in genere stavo più male fisicamente, mentre adesso sono abbastanza normale. Non so se sia merito di questo, del fatto che non bevo tutti i giorni il tè, però ecco, non lo sto prendendo tutti i giorni, ma diciamo 5 giorni alla settimana, più o meno. Per quanto riguarda invece il tè, uno dei miei preferiti di sempre ormai è l'English Tea Shop al White Tea, Blueberry e Elderflower. Un tè bianco con mirtilli. Ed ha un sapore veramente molto delicato. Mi piace proprio perché è così delicato, quindi posso berlo quando ho voglia, senza rischiare di stare male o di essere agitata, insomma. E a proposito di tè, mi è venuto in mente che ho iniziato da un po' di tempo a fare una sorta di tea journal. Praticamente questo è un quadernino che ho preso da Tiger, mi sa che l'ho pagato 2 euro. Mi piace molto perché è uno stile tipo vintage. Comunque, ho iniziato a segnare tutti i tè che ho provato, che posseggo, di che marca sono, che intensità hanno, se sono sfusi, in bustine, quante ce ne sono, se so quanto sono costati e tutte le informazioni per quanto riguarda l'infusione, quindi la temperatura, il tempo e quant'altro. Mi sta piacendo molto questo mio progetto perché il tè è una mia grandissima passione, quindi spero di continuarlo. Vorrei aggiungere anche delle foto, delle cose, adesso quando avrò tempo lo farò sicuramente. Mostro che cosa sto leggendo. Direi di partire da quello che ho terminato ieri notte, ovvero l'ultimo libro della trilogia di Sarah J. Maas. Questo è A Court of Wings and Ruins. Perdonate il mio inglese orribile. In alcuni punti è veramente molto lento, secondo me, un po' prevedibile. Succedono delle cose che te le leggi, chiudi il libro e vorresti gettarlo perché veramente no, non puoi buttare alle ortiche la storia così, ma va bene. In generale è stato veramente molto bello leggere questa trilogia, soprattutto perché l'ho condivisa con la mia amica Sara, quindi ogni tanto ci mandavamo i vocali, scleravamo, mi mandava la GIF dove c'è un tipo che fa così. Ed è stata comunque una serie di intrattenimento, secondo me, cioè mi ha proprio emozionata, mi ha fatto ridere, mi ha fatto dire no, cioè buttiamo via sto libro, oppure no, poverini, no, soffrire, insomma, un mix di emozioni che secondo me è importante quando si legge, il motivo per cui io leggo, quindi ci sono stati degli aspetti sicuramente super positivi riguardo a questa serie e sono felicissima di averla letta. Nel frattempo la fotocamera mi ha abbandonata, quindi mi sono messa a sistemare il video di oggi, che dovrebbe essere già uscito da 4 minuti. È un video sui manga che sto seguendo, quindi se vi incuriosisce poi lo troverete nelle schede qua sotto in descrizione. E stavo guardando il video di Miss Fiction Books, che è una ragazza che seguivo già su Instagram e che ha iniziato da relativamente poco a fare video, ed è un canale che vi straconsiglio. Il video in particolare che sto guardando è Consigli e sconsigli letterari, lo trovo veramente molto interessante. Anche questo lo troverete linkato sempre nelle schede qua sotto in descrizione. Perdonate la mia faccia
ha quel sapone, ma io in genere non mi trucco la mattina, a meno che io non abbia un appuntamento importante o che debba andare da qualche parte, in genere non mi trucco, preferisco lasciar respirare la pelle e in generale non ho neanche tantissima voglia. Preferisco truccarmi tipo il pomeriggio o la sera per rendermi il mio tempo perché è una cosa che mi piace. Comunque, visto che siamo in vena di chiacchiere, non so neanche quanto verrà lungo questo video, cercherò di farlo il più breve possibile, scusate. Io di solito a quest'ora sarei al lavoro fino a pranzo, quindi ne approfitto per chiacchierare un po' con voi, visto che non faccio spesso video di questo genere. So che la location non è delle migliori, però ce la facciamo andare bene. In realtà stavo pensando di fare un video dedicato a questa cosa di cui vi andrò a parlare, proprio perché è qualcosa che mi tocca personalmente, che mi sento ripetere, dire sempre, non ce la faccio più, però allo stesso tempo mi rendo conto che sarebbe un video un po' di, non risentimento, però riguarderebbe una cosa comunque negativa. Io ovviamente cercherei di farla in maniera più tranquilla possibile, cercando semplicemente di sfatare quelli che sono dei pregiudizi. Fatto sta che io sono arcistufa di leggere, sentire, guardare in giro gente che dice che i fumetti sono per ragazzi, sono per nerd, sono infantili. No. Basta. Io pensavo fosse un pregiudizio ormai superato, anche se in realtà quando io ho iniziato a fare l'università venivo sempre lasciata un po' in un angolo e additata come nerd o otaku, il che sottolinea molto l'ignoranza di chi usa queste parole senza saperne l'origine e il vero significato soprattutto. Comunque, pensavo che, soprattutto nell'ultimo periodo, visto che i fumetti stanno avendo un po' più di successo, questi pregiudizi fossero andati un po' in un angolo, insomma, che si fosse andati oltre. Invece così non è, e a me dispiace veramente tanto. Innanzitutto perché un fumetto può essere infantile come lo può essere un libro, e non vedo perché il fumetto debba essere qualcosa di meno rispetto a un romanzo. E mi andrebbe anche bene, tra virgolette, questo discorso se fosse fatto semplicemente da qualcuno di esterno che non legge fumetti, che non legge in generale, ma mi fa veramente male vedere quando queste parole vengono da persone invece che magari fanno anche video su YouTube, sono sui social e parlano di libri. È veramente triste, ragazzi, veramente molto, molto triste. Ma non finisce qui. La cosa che più mi ha reso triste è stato sentire, leggere, adesso non ricordo neanche da chi è partita, perché in realtà lo leggo, lo sento diverse volte. Persone che dicono: io non leggo fumetti, io leggo graphic novel. Ok, qual è la differenza? Ultimamente c'è proprio questa concezione della graphic novel come qualcosa di superiore al fumetto, proprio perché è graphic novel. Cioè, le graphic novel sono dei fumetti. Che cosa cambia essenzialmente? Soltanto il tipo di parola utilizzato che probabilmente viene percepito come elitario, come più culturale. Non so, io in realtà su questo argomento avrei tantissime cose da dire, ma mi rendo conto che questo non è il luogo adatto. Fatemi sapere anche se vi piacerebbero più video così chiacchiericci, magari mentre cucio o mentre mi trucco, ma lo escluderei perché non so se qualcuno di voi sarebbe interessato a riguardo, però magari mentre faccio colazione o prendo il tè, insomma, fatemi sapere se potrebbe interessarvi, perché di cose da dire io in realtà ne avrei tante, ma ovviamente si accettano sempre consigli, magari c'è qualcosa che vi incuriosisce di più di qualche cos'altro, insomma, parliamone. Spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!